ragazzi, la ricetta di oggi finisce qui. Vi è piaciuta questa focaccia trapunta? Antonio, ti sei chiesto il perché di questo nome? Perché? Intanto perché appunto il suo decoro ricorda proprio una coperta trapuntata, ma poi anche per la sua estrema morbidezza e sofficità. Ma ragazzi, non fatevi ingannare dal nome, benché appunto tra la trapunta ricordi un freddo inverno, magari davanti al caminetto, questa focaccia possiamo mangiarla e gustarla 365 giorni all'anno. Antonio, che ne pensi di portarla a mare o a un picnic? Ti piace come idea? Mi piace un sacco questa idea di mangiarla bello sotto l'ombrellone, che te ne pare? E non solo, possiamo prepararne anche con diversissimi ripieni. Quindi sostituire il prosciutto e il formaggio, che ne so, con le zucchine, gli spinaci, le melanzane, buona, che ti pare? Buona, sì, Antonio, la prossima volta la prepariamo con le melanzane. Ecco. Ottima idea. Ecco. Ok, ecco. Ragazzi, se la ricetta di oggi vi è piaciuta, non dimenticate di metterci tanti pollici in su, di iscrivervi a 55 visto in 55, se ancora non foste iscritti, e di seguirci sui nostri social, Instagram e Facebook. Antonio, ti voglio offrire qualcosa. Vediamo cosa. Ecco, una bellissima fetta della nostra focaccia trapunta. È un dono graditissimo, ragazzi. Ora me la pappo tutta. Ciao, alla prossima. Ciao.